Questa mattina a Ventimiglia si è svolta la tradizionale posa della prima pietra del cantiere della Rocca, che dà così il via al progetto di rigenerazione urbana della Marina della città di confine. Sì, un momento emblematico, incominciamo il primo significativo cantiere della rigenerazione urbana che ormai stiamo portando avanti da 2 anni, Marina di Ventimiglia, con la realizzazione di un ristorante di alta gamma all'insegna dell'italianità da un punto di vista del design, del servizio e dell'offerta enogastronomica. Al posto del Rudyard alle mie spalle infatti sorgerà un ristorante di per circa 200 coperti con ampie terrazze, con vista sul 180 gradi sulla costa, e sarà un po' il fiore all'occhiello della destinazione residenziale alberghiera che andremo a realizzare qui accanto, Borgo del Forte. È un cantiere importante, noi ne abbiamo sostenuto la realizzazione sia dal punto di vista proprio strutturale sia per quello che riguarda le conseguenze sul piano delle ricadute di lavoro, ecco, da parte dei nostri concittadini che certamente troveranno un'ulteriore occasione di impegno professionale, perché il problema del lavoro, come ben sappiamo, è sempre prioritario, ed è prioritario anche nell'impegno che io quotidianamente profondo nella gestione del comune di Ventimiglia. Ma soprattutto è importante questo cantiere perché rappresenta una svolta nella gestione di una situazione che si è nel corso degli anni degenerata, e quindi ora con l'inizio dei lavori certamente questa parte di Ventimiglia così bella ma così trascurata troverà il modo per migliorarsi e per migliorare la ricettività, per migliorare il contesto, il quadro, insomma per rendere la città almeno da questo punto di vista più bella e accogliente come tutti noi vogliamo sempre, ecco, nel corso del nostro impegno quotidiano. Sì, è un momento direi importante per tutto il territorio provinciale, tra l'altro porto i saluti del presidente Claudio Scaiola che oggi è impegnato altrove, ma sicuramente è un orgoglio per chi si occupa di pubblica amministrazione da diversi ruoli, in questo caso dalla parte politica, poter essere presenti e rappresentare quello che è l'economia del territorio. Sempre di più il connubio tra pubblico e privato deve essere la stella polare di quello che è la crescita del territorio. Alle spalle abbiamo avuto un'ottima esperienza, quella con la creazione di questo importante approdo turistico, e con oggi anche la Rocca, il ristorante La Rocca, e l'inizio dello sviluppo di importanti progettualità. Sicuramente ci hanno aggiornato, ci hanno informato quali sono tutti i progetti in essere che il Comune di Ventimiglia, in accordo con la Regione, in accordo con tutti gli enti, stanno portando avanti, e una cosa che mi è molto piaciuta e mi è rimasta impressa insieme all'inaugurazione di oggi è la possibilità della creazione di una scuola internazionale, per cui tifiamo che sempre di più le attività private, nel rispetto di quello che sono tutti gli equilibri ambientali, possano apportare quelle economie di cui il territorio ha sempre più bisogno. Sono importanti queste opere nei nostri territori della Liguria perché portano sicuramente un introito, portano sicuramente lavoro, occupazione, sviluppo, quindi le istituzioni, quindi in qualità di Regione Liguria ma anche il Comune, così la provincia, devono stare al fianco di imprenditori che vogliono investire sul territorio. In questo caso è un'opera faraonica, molto grande, sicuramente sono tantissimi anni, io la ricordo sempre così questa situazione, nel senso che sono tantissimi anni che è abbandonata. Oggi finalmente arriva un privato che vuole investire sul nostro territorio, quindi assolutamente a favore di questi interventi, di queste opere al loro fianco.